Bene, terzo appuntamento con la nostra ospite, direi ospite atipica, perché come sapete sui miei canali social si parla di tutt'altro, di temi tecnici, di temi noiosi per alcuni, il diritto d'autore, la privacy. E invece oggi abbiamo per la terza volta Luna Guaschino. Voi direte, ma perché c'è Luna Guaschino? Perché abbiamo parlato con lei già appunto altre 2 volte della chirurgia laser per la miopia. E io ne parlo sui miei canali perché io stesso nel 2016 feci un'esperienza del genere, ho fatto la cosiddetta PRK, il tipo di chirurgia, quella forse più antica delle tecniche che si possono fare per correggere la miopia con laser, e decisi nel febbraio, mi ricordo, 2016, di raccontare la mia esperienza sui social con dei video che hanno avuto un discreto successo, cosa un po' paradossale perché io mi do da fare da anni nel campo della divulgazione sul diritto d'autore, sulla privacy, diritto delle tecnologie, e ho notato che sul mio canale YouTube soprattutto, ma anche la pagina Facebook, i video sulla PRK, sulla chirurgia laser, sono andati molto, hanno avuto un picco bello alto e ha avuto un discreto riscontro anche l'esperienza di Luna, che ho già intervistato in altri 2 video a ridosso del suo intervento, che è stato alla fine di ottobre, se mi ricordo bene. Ne abbiamo già parlato, mi ricordo, i giorni appena vicino all'intervento e poi qualche giorno dopo, però poi non ci hai più detto. Non ci hai più raccontato, insomma, come va dopo, quando è finito tutto il decorso post-operatorio, perché quando ci siamo sentiti eri ancora in fase di controlli, eri ancora in fase di goccine antinfiammatorie, no? E Allora, faccio un invece. recap di tutto. C'è stato una prima visita che è stata fatta il giorno dopo l'intervento, proprio diciamo 24 ore dopo l'intervento, poco più, che è quella, noi ci siamo parlati credo poi il giorno successivo, perché insomma, o forse appena dopo la visita. Sì, Poi c'è qualche stata giorno una dopo. seconda visita dopo una settimana per vedere come stava andando e per prescrivere queste gocce che sono sostanzialmente gocce di antibiotico. E poi ho fatto l'ultima visita il 29 dicembre, che è È circa due stata. mesi dopo, no? Tu l'hai fatto l'intervento, la data? La data l'ho fatta a fine ottobre, 28, sì, Sì, 28, quei giorni lì, è vero, mi 29 ricordo. ottobre, Sì, sì. ok. Quindi ormai sono 2 mesi e una settimana che ti hanno piallato l'occhio sostanzialmente. Allora, tu hai fatto la femtolasi, che non l'abbiamo già detto, che è un altro tipo di operazione. La mia è proprio un piallare l'occhio, la tua è aprirlo, correggerlo e richiuderlo. Diciamo, ho detto molto, adesso magari vede il video qualche chirurgo e mi bestemmia dietro perché ho semplificato eccessivamente. Comunque, se cercate su internet. Infatti anche la cosiddetta recovery è diversa, perché nel mio caso credo che nel tuo caso si tratta di ricostruzione Completa, della faccia, sì, vero? dell'epitelio. Invece nel mio caso il medico parla, il chirurgo parla di cicatrizzazione Eh del sì. tatto, quindi sostanzialmente si deve cicatrizzare e incollare. Mi diceva che per la cicatrizzazione completa, scusate, ci vanno 6 mesi. Quindi che in realtà, appunto, dall'ultima visita ha detto sta andando tutto molto bene e quindi non ti chiamo neanche più per le visite, bisogna aspettare 6 mesi per la cicatrizzazione, ma fai la vita assolutamente normale, mi posso finalmente truccare, struccare, tutto quello Tipo, che potresti andare in è. piscina? Sì, io mi Posso ricordo. andare in piscina, posso fare posizioni a testa in giù di yoga, posso fare ginnastica. L'unica cosa, diceva, che non dovresti fare è, che ne so, giocare a box, perché il problema è prendere un pugno, ma consistente, nell'occhio. In quel caso solo il flap si potrebbe spostare, quindi direi vita assolutamente. Però lui aveva detto, e forse ci eravamo già detti anche questo, vita assolutamente normale, cioè, se non dal giorno successivo, da pochi giorni dopo. La cosa che così temevo un po' e che in realtà non è successa è che dicevamo appunto l'altra volta, per le donne c'è un po' questo problema di secchezza oculare legata ai flussi ormonali. L'ho Che? avuta qualche giorno, sì, l'ho avuta per qualche giorno, c'è stato, effettivamente si sente proprio la differenza, perché devi mettere delle goccine, si cura con delle goccine, con un gel, quindi è un problema veramente relativo. In alcuni casi, per alcune persone,
progressivamente a diminuire, cioè magari dal primo mese ce l'hai tantissimo, poi piano piano questa cosa svanisce. Io non ce l'ho avuto, direi. Ok, un altro problema che avevo notato io per le settimane appena successive erano un po' gli aloni, cioè quando vedevo le luci, ecco, ok, quindi vedi già una differenza, perché nel mio caso era l'epitelio che si stava riformando e consolidando e che quindi probabilmente rifrangeva la luce in modo un po' particolare, nuovo, e mi ricordo che guidando la sera, io avendo fatto l'intervento a febbraio, quindi insomma era ancora un periodo in cui c'era buio, già alle 5:30 del pomeriggio, quindi guidando mi ricordo questo effetto, per cui vedevo i fari delle macchine con un alone molto ampio, che anche lì è andato a scemare nel giro di qualche settimana. Anche a me è successo che il medico avesse detto quasi dopo 1,5-2 mesi che ero completamente a posto e che non mi avrebbe più chiamato e che avrei dovuto chiamarlo io nel caso ci fosse stato qualche problema, e infatti poi non l'ho più chiamato. Ti hanno fatto una prova per sapere quanto ti hanno corretto, cioè se sei arrivata a 11 decimi, 12 decimi, cos'è il risultato? Credo di essere al momento a 11, però mi diceva che forse poi si rientra a 10, cioè il massimale alla fine è 10, cioè quello, diciamo, il recupero completo della vista è 10, quindi adesso sono 11 perché l'ho appena fatta, però poi credo che si tornerà poi a 10, comunque... Ti dico che io ero arrivato alla prova appena successiva all'intervento, ero arrivato a leggere la riga dei 14 decimi, quasi 16, giuro. Una vista d'acquidotto. Sì, era una cosa, la vista di Superman. Allora, adesso non ho più fatto la prova, però credo di averla, cioè comunque sopra la media, nel senso che mi rendo conto quando sono in giro con amici, con la mia fidanzata, con i miei genitori, che leggo delle cose che per loro sono fuori portata, ed è gente che ci vede, che ha sugli occhiali in quel momento, quindi, o che ci vede bene di suo. Quindi io probabilmente ho ancora un 12, credo. Ti ha detto qualcosa relativamente alla presbiopia, al fatto che... Ormai essendo noi anziani, tu hai la mia età, quindi ormai siamo in età quasi da presbiopia, ci possa essere qualche problema? Guarda, due cose ho notato. Uno che, sicuramente sulla presbiopia mi ha detto che teoricamente verso i 50 questa cosa inizia a svilupparsi. Cioè quindi l'anno prossimo, quindi. No, tra un paio d'anni, scusa. E quindi probabilmente alla lunga dovrò rimettere gli occhiali, ma chi se ne frega, cioè è una cosa progressiva, ci sarà qualche decimo per leggere da vicino, e non è la stessa cosa per me che dover indossare le lenti e gli occhiali costantemente per poter muovermi, certo, e avere una vita normale. Perché diciamolo, tu avevi 4,5, mi ricordo, no? Sì, meno 4,5. 4,5, e quindi... Mancavano 4 decimi. Allora, io ho fatto l'operazione che ero alla soglia dei 3, 2,75... E già posso dire che era fastidioso, perché comunque gli occhiali, magari in casa per andare a lavarti i denti e cucinare potevi non metterli, ma in tutte le altre situazioni sostanzialmente se no non sai dove, non riconosci la gente, non puoi guidare, non puoi leggere al computer, via dicendo. Con 4,5 può essere che tu dovessi metterli anche per fare le piccole cose di casa. Certo, tutto. Era una cosa che per quella mattina io non riuscivo, poi diventa anche un'abitudine, cioè disabituiamo poi con gli occhiali e con le lenti l'occhio a sforzarsi, però detto questo non ero assolutamente autonoma senza occhiali. La cosa che volevo dire, che mi ha colpito rispetto a quello che dicevi tu del recupero di una vista superiore al normale, è che la sensazione, anche a volte leggermente fastidiosa, delle prime settimane è stato questo mal di testa serale, e il chirurgo diceva: guarda, è perfettamente normale, è come se il tuo cervello in questo momento avesse una botta di informazioni dettagliate, certo, che prima non avevi, cioè come... prima tu mettevi gli occhiali, quindi tutto era più pigro, mentre adesso deve sviluppare la capacità di realizzare delle immagini che sono ad alta definizione. Certo, esatto, stavo facendo esattamente la stessa metafora di un computer a cui dà in pasto delle immagini ad altissima risoluzione, e ovviamente il processore fa più fatica, cioè senti che si scalda, senti che parte la ventola, è normale, è che il cervello per fortuna non è un processore, quindi si evolve, si adatta, e quindi mi auguro che tu adesso non abbia più questa sensazione. No, esatto, è sparita, però ti dico, le prime, veramente è durato tipo appunto ad un paio di settimane, e questa, proprio questa esigenza serale di dire adesso chiudo gli occhi
e basta, e la chiudo lì, la giornata visiva, no? Proprio un po' di stanchezza, e che non è un dolore, è proprio la stanchezza, una stanchezza, un po' di mal di testa, una stanchezza così, Poi dipende senza... molto dal cervello anche, cioè, adesso, Certo. cioè, conoscendoti capisco che tu abbia fatto molta, molta fatica, però Ho fatto relativamente fatica. vabbè, niente, quindi se non hai, basta, quindi sostanzialmente diamo il tuo caso anche lui per concluso, non credo che ci saranno ulteriori aggiornamenti perché a meno che appunto Prenda un pugno in un prenda occhio. tu il pugno in un occhio e secondo me anche lì conoscendoti non è detto che succeda nella box, ma può succedere anche nella vita comune, Nella vita di tutti i giorni. soprattutto lavorativa, io ti avviso. Cioè. Quindi Vabbè, però stai niente, comunque attenta, ecco. se succede ti chiamo e facciamo una diretta con la parte No, se viola. succede mi chiami in quanto legale, credo, in quanto avvocato. Penso, perché dovrai chiedere Probabilmente per la il difesa. risarcimento del danno e, ah sì, per la difesa penale, anche perché sicuramente sarai stata tu sicuramente la causa della vicenda. Vabbè, niente, Va bene. allora basta, quindi sostanzialmente abbiamo dato testimonianza, la mia sulla PRK e per quella rimando ai miei video del 2016 che sono ancora sul mio profilo, sul mio canale YouTube, e per la femtolasic, che è l'altra tecnica utilizzata da Luna, abbiamo i tre video che abbiamo registrato insieme. Chissà se adesso qualcuno mi contatta per fare dei video su un'altra tecnica, ben venga, io sono a disposizione. Ripeto, non è proprio il mio tema di competenza, però visto che c'è interesse in ottica puramente divulgativa e di condivisione dell'informazione, cosa che come sai a me piace molto, mi sono prestato. Bene, grazie Luna, grazie a tutti voi per aver seguito e in bocca al lupo per la tua vista, ok? Grazie. Ciao, grazie a tutti, Ciao, ciao ciao. ciao, ciao.